Obiettivi raggiunti nonostante le grandi difficoltà. A margine della conferenza stampa per presentare le iniziative legate alla commemorazione dei defunti, l'assessore ai servizi cimiteriali Daniele Jalacqua ha voluto fare il punto della situazione su quanto realizzato dal suo assessorato in questi anni. Tra le linee guida sulle quali si è andata via via indirizzando l'attività del Dipartimento, dal garantire un'offerta di sepoltura adeguata per far fronte ai 2.700-2.800 decessi l'anno, al garantire condizioni di vivibilità e fruibilità dei cimiteri cittadini, fino a giungere alla massima garanzia di trasparenza e legalità in un settore particolarmente sensibile. Primo tassello il tema della cremazione, dell'inumazione a terra e delle ristrutturazioni delle sepolture centenarie e dei nuovi loculi. Su questo tema da registrare in particolare l'aumento esponenziale delle cremazioni effettuate, che dalle 382 del 2014 sono passate alle 977 di quest'anno, con picchi altissimi nel 2016, per un totale di 3.627 cremazioni in 4 anni. Realizzati poi diversi loculi, nel dettaglio 142 a Salice, 95 a Granatari, 25 a Pezzolo, 700 a Santo Stefano Brica più 96 ossuari, senza contare le ristrutturazioni che hanno interessato alcuni muri centenari e diversi tumuli familiari. In itinere la realizzazione di 3.900 posti salma al cimitero di Faro Superiore, l'aggiudicazione provvisoria del nuovo palazzo funerario, la nuova piramide per 3.640 posti salma, la gara per l'ampliamento del cimitero di Santo Stefano Briga per 2.800 posti salma, l'avvio della fase progettuale per l'ampliamento del cimitero di Castanea con una previsione di circa 11.300 posti, lavori ai quali si vanno ad aggiungere quelli dell'ordinaria gestione dei 17 cimiteri cittadini, con la scerbatura e la manutenzione affidata dal 2016 a 13 dipendenti dell'AMAM che vengono utilizzati a tempo pieno, le iniziative di valorizzazione del Gran Camposanto, i finanziamenti relativi alla ristrutturazione del Cenobio, il completamento dei lavori di ristrutturazione dei Due Angeli all'entrata del Gran Camposanto e il rifacimento delle camere mortuarie in vari cimiteri, e poi ancora il ripristino del servizio bus navetta e l'installazione di una cinquantina di nuove scalette al Gran Camposanto e nei cimiteri suburbani, e poi le attività svolte in tema di trasparenza e legalità con l'attivazione del sito internet cimiterimessina.it, l'informatizzazione delle pratiche, l'attivazione dello sportello al di là di ogni dubbio e la costituzione dei forum cimiteri, e infine, ma non ultimo, il grande progetto di coinvolgere entro l'anno i privati nella ristrutturazione del Famedio, un'opera per la quale saranno necessari diversi milioni di euro. Non mancano poi le note dolenti, soprattutto relative alla carenza del personale. È notizia di ieri, spiega l'assessore, che è in corso di predisposizione una determina del segretario generale che trasferisce al Dipartimento Cimiteri un architetto, un geometra, un amministrativo, mentre verrà fatto un interpello per il nuovo responsabile del cimitero monumentale. Relativamente ai custodi e ai sorveglianti, delle 9 assunzioni previste ne sono pervenute attualmente solo 2, anche per i ritardi dovuti, a quanto sembra, all'espletamento delle pratiche tra Ufficio del Lavoro, Agenzia delle Entrate e Ufficio del Personale del Comune. Difficoltà vi sono poi per ciò che riguarda i procedimenti e le progettazioni. In corso le lungaggini burocratiche non aiutano neanche riguardo le ristrutturazioni e il restauro, i preventivati ampliamenti delle strutture di Larderia e Castanea.